sulle salamelle. Oh, non rompere, che sennò ti metto te sulla griglia. Dammi 10 minuti che poi arrivo, un attimo, eh. Ciao cari amici androblog.it, eccomi qui, un saluto da Andrea alias il Bulgaro. Eccoci qua con questa 16ª puntata di The Bulgaro Show. Scusate la mia tenuta, ma siamo ancora in estate e le salamelle chiamano. Ma nonostante tutto, eccomi qui a registrare. Come prima cosa parliamo di aggiornamenti. Aggiornamenti che dovrebbero arrivare per quanto riguarda Gingerbread e Motorola Milestone 2. Per la serie, meglio tardi che mai. Update che infatti dovrebbe iniziare nel quarto trimestre di questo 2011. Quindi anche, tra l'altro, nel periodo in cui dovrebbe essere rilasciata da parte di Google l'ulteriore update a Ice Cream Sandwich. Non si danno ancora notizie per quanto riguarda i tempi del rollout. Comunque si pensa che entro fine dell'anno tutti i device europei dovrebbero essere aggiornati. Se ne sta parlando tanto, ne parlo tanto io, come ho detto anche nell'articolo, dato che ho un particolare interesse verso questo prodotto. Xiaomi, come sempre, non sono sicuro che si pronunci così, ma non importa. M1 o Mi One. Prodotto che, come ben sapete, sarà il primo smartphone a supportare la MIUI ROM di default, quindi nativamente, e che finalmente ha visto i primi 600 pezzi partire ed essere spediti per i primi acquirenti cinesi. Ovviamente stiamo parlando solo del mercato casalingo, non si sa ancora bene quali saranno le tempistiche. Più che solo le tempistiche, anche il se verrà proprio commercializzato in Europa. Ovviamente la nostra speranza è che verrà commercializzato anche in Europa, in ogni caso in una possibile importazione da parte dalla Cina. In ogni caso abbiamo visto un hands-on di Engadget molto interessante, riguardante un sistema di doppia partizione per il sistema. Infatti su questo Xiaomi Mi One, M1, come volete, sarà possibile installare contemporaneamente due versioni della MIUI. Infatti ovviamente non si può, non è un vero e proprio sistema di dual boot in cui si può per esempio installare la MIUI e la Changen. No, solamente due versioni della MIUI e tra l'altro versioni diciamo non troppo lontane tra loro, quindi che non siano separate da un major update. E così sarà possibile tenere installata contemporaneamente la versione stabile e l'ultima release beta che settimanalmente viene rilasciata, andando a basarsi sullo stesso database data e quindi senza dover reinstallare ogni volta tutte le applicazioni. Passiamo ora invece ad HTC. Sono comparse in rete le prime immagini di HTC Vigor, fate voi. Terminale che soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore assomiglia molto all'HTC Incredible, Incredible S, Droid Incredible o Droid Incredible 2. Avete capito. Quindi sì, questo HTC Vigor o Vigor, fate voi, potrebbe essere il terzo appartenente alla famiglia Incredible. Come potete ricordare, il primo è stato venduto solo tramite Verizon negli States, quindi come Droid Incredible. Il secondo invece, che era il Droid Incredible 2, è stato commercializzato anche in Europa come HTC Incredible S. Non si sa se questo prodotto invece, questo HTC Vigor, verrà venduto solo come prodotto Verizon o come anche per Incredible S verrà venduto worldwide, ma comunque dovrebbe essere uno smartphone con processore dual core da 1.5 GHz con 1 GB di RAM e al momento non si conoscono altre specifiche confermate per quanto riguarda questo. Si può comunque sapere che avrà una fotocamera frontale, dato che lo si vede nell'immagine che è stata trovata online, e un doppio flash LED che affianca la fotocamera posteriore. Parliamo ora invece di quello che sarà il prossimo Google Phone.
ovvero il Nexus 3, che ormai sembra quasi sicuro chiamarsi Nexus Prime. Il produttore dovrebbe essere ormai quasi sicuramente Samsung, dato che è comparsa una pagina sul sito Samsung che mostra proprio nell'URL proprio la scritta Nexus Prime. Si tratta di uno smartphone che propone come model number GTI 9210 e dovrebbe essere quindi il primo smartphone a portare con sé Ice Cream Sandwich 4.0. Per quanto riguarda le specifiche, si ha ancora qualche dubbio, cioè chi parla di un AMOLED HD, ovvero con risoluzione 720p, c'è chi invece dice che non sarà così. Al momento, cioè, non si può essere certi di niente fino a quando non verrà presentato ufficialmente da Big G. Altri rumor però giungono dall'America che vedrebbero questo prodotto venduto in esclusiva iniziale per Verizon Wireless. Come ben sapete, il Nexus One, per esempio, era stato venduto inizialmente solo da T-Mobile, però ovviamente c'era anche la versione unlocked e quindi, essendo uno smartphone GSM, poteva essere acquistato da chiunque. Invece, però, nel caso fosse veramente un'esclusiva di Verizon, il prodotto è CDMA. E a meno che sia con doppio supporto sia per le reti CDMA che per le reti GSM, sarebbe, diciamo, una specie di limitazione. Inoltre, si è parlato in questo rumor anche del fatto che il prodotto potrebbe essere lanciato proprio questo ottobre con il nominativo Droid Prime, seguendo, diciamo, la linea Droid di Verizon. Però diciamo che sarebbe una cosa abbastanza strana che il prossimo prodotto Google venga lanciato sul mercato con un marchio diverso da quello che poi avrà nel resto del mondo. Quindi diciamo che bisogna porsi qualche domanda e farsi qualche dubbio. In ogni caso, attendiamo che Google ufficializzi le cose. Per ultima cosa volevo parlare della caccia che sta avvenendo online ai prodotti HP. Infatti, HP ha deciso di smettere la produzione di tablet e smartphone. Smartphone che era HP Pre 3, che però doveva forse essere venduto a circa 50 euro, però la produzione è stata subito bloccata e i prodotti forse riescono a coprire solo i preordini iniziali a prezzo pieno. Invece, per quanto riguarda l'HP Touchpad, che era il tablet che ormai che era già in commercio, questo è stato svenduto a 99 dollari. Ovviamente subito andata a ruba. Consiglio, se riuscite a trovarlo, compratelo, perché è un prodotto che, per le sue caratteristiche hardware, dual core Snapdragon da 1,5 GHz, display da quasi 10 pollici e HP webOS, è un terminale che vale sicuramente più di 99 dollari. Inoltre, è ovviamente subito iniziato il porting, scusate qua la cazzuola, il porting di Android. Infatti è stato già mostrato un video dell'avvio della prima build CyanogenMod per quanto riguarda questo tablet. Ovviamente, per velocizzare le cose e stimolare gli sviluppatori, è stata introdotta una taglia che ormai ha superato il migliaio di euro per colui che riuscirà a portare in via perfetta e completa il software Android. Ovviamente il passo successivo sarà anche quello di portare Honeycomb, che sicuramente su un tablet da quasi 10 pollici è sicuramente meglio rispetto a Android Gingerbread. Cavoli, farsi un tab Android con 99 dollari da leccarsi le dita. Direi che per oggi è anche tutto, torno alle mie salamelle, però prima vi lascio con i due soliti avvertimenti. Seguiteci sempre sul sito e il caro Sean è meglio da vecchio che da giovane. Ciao a tutti!